storici dell'arte, Aurora Scotti e Giorgio Bonomi, che si sono occupati di momenti differenti dell'arte, che così per categorie definiamo contemporanea, ma con contenuti tra loro profondamente diversi. Il tema però è unico, e cioè la autorappresentazione dell'artista, cioè l'immagine che l'artista dà di sé, e lo spunto viene dall'ultimo libro di Giorgio Bonomi. Giorgio Bonomi, per chi ancora non lo conoscesse, è critico d'arte, si è occupato da tempo di arte contemporanea, ha curato parecchie mostre, negli ultimi 3 anni credo si è concentrato, il lavoro si è concentrato, 10 sull'autostrada, si è concentrato sul lavoro dell'autorappresentazione di sé dell'artista e della percezione del proprio corpo dell'artista, se ho capito bene, attraverso la fotografia. Attraverso la fotografia. Sono presenti oggi alcuni degli artisti che Giorgio Bonomi ha compreso nel suo percorso di studio. Devo dire, perché è giusto, che l'occasione di oggi si è presentata grazie all'invito dell'amica e collega Marina Buratti, che è collega a scuola ma è artista prima di tutto, e che ha avuto modo di collaborare, di lavorare insieme a Giorgio Bonomi ormai da tempo. E quindi insomma ci pareva interessante così invitare ad un confronto a Volpedo, perché noi ci siamo occupati, prima di tutto la professoressa Scotti, di pittura tra 8 e 900, però siccome parliamo di arte, facciamo cultura, lavoriamo per questo, cultura in senso molto ampio e molto lato, la suggestione era interessante, come sicuramente il dialogo che ne scaturirà. Poi lasciamo dopo magari la parola ai presenti o a chi volesse intervenire, ci sono anche tanti studenti molto interessati, vero? Ecco, quindi può darsi che qualche suggestione venga anche da loro. Prego, inizi tu? Dico due cose io. Benissimo. Allora, anch'io sono molto contenta quindi di ospitare questo incontro, perché è un incontro un po' diverso dalle cose che facciamo di solito, anche se anche noi diamo spazio a artisti contemporanei che operano soprattutto nel territorio. Il tema proposto nella presentazione di questo libro, perché poi è questo quello di cui si dovrebbe discutere, quindi Il corpo solitario, che è una rassegna di artisti e artisti in senso lato, ecco, artisti giovani, perché sono tutti di una generazione cioè abbastanza vicina a noi, sono tutti più giovani di me, più giovani di noi, quindi diciamo che sono giovincelli che operano nell'arte, anche se ormai i decenni non ne hanno solo due. È un libro che presenta proprio in rassegna questi artisti stessi. Io naturalmente non sono una contemporaneista molto attenta agli ultimissimi fenomeni, e quindi avevo pensato, proprio per introdurre, di riflettere su cos'è l'autoritratto, preparando in fondo un po' questa rassegna che voi vedete alle mie spalle, che non vuole essere esaustiva, naturalmente, infatti incomincia anche da un periodo particolare, quindi comincia da Dürer, siamo con l'autoritratto frontale del 1500, perché
mi sembra che quella sia una chiave di lettura che bene o male percorre tutta la storia della pittura fino agli inizi del Novecento. Ho poi messo anche qualcos'altro nel Novecento avanzato, anche perché soprattutto a partire appunto dalla fine dell'Ottocento anche gli artisti si rappresentano anche con la fotografia, e quindi in un certo senso incominciamo ad entrare nel mondo che Bonomi ha investigato, quindi con molta pazienza e anche con molta acribia. E anche questo ci fornisce anche qui delle chiavi di lettura, perché gli artisti si rappresentano molte volte, la fotografia ripete il loro modo di fare l'autoritratto in pittura, per esempio quella di Previati che vedrete, l'autoritratto di Previati pittore viene puntualmente ripreso anche in una fotografia di Previati nello studio. Quindi c'era questa associazione tra i due mezzi di rendere la realtà e che incominciava quindi a confrontarsi con il linguaggio, appunto, con un altro linguaggio rispetto a quello dipinto. Ci sono però anche altri artisti, vi ho messo le foto di Klimt nel giardino di casa, perché questo è qualcosa che ci aiuta a capire la bellezza anche di certi giardini di Klimt, di certe cascate anche qui di fiori di Klimt, quindi questo immedesimarsi nella natura che trovava spazio, quindi una autorappresentazione nella natura e non solo nella rappresentazione, sia pure psicologicamente molto empatica della natura stessa, dei fiori stessi, del suo giardino. E poi vi ho messo anche alcune delle ultimissime cose, sono quelle che mi piacevano abbastanza di più, quindi le cose di Penoni o anche di altri, ma mi era parso abbastanza interessante, adesso qui ci arriveremo anche subito, perché a parte questi famosissimi ritratti frontali, anche qui l'uomo e il suo doppio, ecco qui se vedete Vasari che disegna la sua ombra, e mi sembrava abbastanza interessante perché Claudio Parmigiani fa un autoritratto in cui è proprio l'ombra che fotografa, perché questa è una fotografia, non è un autoritratto disegnato. Quindi in un certo senso nella storia ci sono quasi dei cicli che si ripetono aggiornando il linguaggio, eccetera. Quello che mi sembra, cioè quello su cui volevo porre l'accento, ed è quello su cui magari possiamo anche cominciare a discutere, è che molto spesso, appunto soprattutto nel passato, l'autorappresentazione di sé significa anche pensare a un'allegoria della vita, un'allegoria dell'arte, quindi tende sempre a rapportarsi a sistemi culturali più ampi e più complessi. Ecco, quello che invece mi sembrava che molto spesso, ma forse anche un dato di fatto della nostra contemporaneità, molto spesso nella maggior parte di quelli che ho visto c'è un discorso che riflette soprattutto sull'io. Quindi l'autoritratto nel passato mi sembrava un mezzo per confrontare l'io con una situazione più complessa. Qui mi sembra che invece sia una autoriflessione sempre su se stessi, sulla propria psicologia, però può darsi che sia una mia deviazione mentale, quindi adesso vorrei sapere cosa ne dice lui. Possiamo intanto far scorrere le immagini del teatro, sì. Tanto queste le avete viste, che sono anche molto complesse, per cui l'artista che si traveste, quindi l'artista che si maschera, quindi questa idea dell'autoritratto come qualcosa che deve portare in un mondo altro e che suscita anche quindi dei turbamenti, se vogliamo, o delle ironie. Ma comincio, buonasera. Una precisazione. È vero che nel secondo libro sono più i giovani che i vecchietti, ma c'è il primo libro? Allora, io ho fatto il primo libro con 700 artisti, partendo dagli anni 70 ad oggi. Ho fatto il secondo volume per due ragioni, perché dopo il primo ho scoperto che ci sono tantissimi artisti, fotografi che si autoriprendono, e poi qualcuno me l'avevo dimenticato. E allora, tanto è vero che sto un po', come dire, prendo un po' di respiro, ma già ho raccolto altri 160 nomi, tra tre anni può darsi che farò il terzo volume. Voglio portare l'attenzione
attenzione su una cosa. La professoressa parla sempre di autoritratto, io non parlo mai, quasi mai. Autoscatto. No, allora, parlo in, non a caso si chiama il corpo solitario, cioè questa ricerca parte dal corpo. Che mi interessava degli artisti fotografi, artisti poi sono vecchi, giovani, famosi, non famosi, bravi, non bravi. Voi mi direte chi è l'artista. Non c'è un questionario questa mia. Diciamo, grosso modo, che artista è colui che si comporta secondo certi canoni dell'artista, cioè fa delle mostre, pubblica i suoi lavori, ha dei giudizi critici, negativi o positivi. Cioè, ho escluso i dilettanti o i fotografi della domenica, o quelli che io chiamo che fanno quegli stupidi selfie, senza offendere nessuno. Qualche volta mi faccio pure io i selfie, ma quelli con l'arte non c'entrano niente. Selfie è una foto ricordo che poi quando va sui social apre tutto un altro discorso che è di tipo sociologico e quindi anche affronto dal punto lì. Se io parlo del corpo solitario, chi manda la propria immagine sui social è ancora più solo, perché come fu scritto da un famoso sociologo una quarantina di anni fa, un libro intitolato La folla solitaria, io credo che i social dimostrino una solitudine ancora maggiore della folla. Allora, parlo di autoscatto. Autoscatto inteso in tutte le sue forme, con la pompetta, col timer, con la corsa, uno carica la macchina, poi corre e si mette in posa. Anche nel caso in che quando l'artista prepara un set, poi c'è un amico che pigia il bottone, perché quell'amico è semplicemente fa un gesto meccanico, lo considero autoscatto. Perché dico quell'autoscatto? Perché mi interessava da critico, io non sono un critico della fotografia, sono un critico di arte, pittura, scultura contemporanea. E mi interessava come fenomeno artistico molto diffuso. Vediamo al, diciamo, perché. Ma diciamo molte, vediamo l'arte contemporanea dagli anni 70, corpo e fotografia. Il corpo viene avanti soprattutto da parte di artiste donne, con le performance, perché le donne artiste dovevano dimostrare spesso con il dolore. Per chi sa qualcosa d'arte contemporanea, pensi a Gina Pane che si tagliava con la lametta. Attraverso il dolore la donna denunciava la sua situazione e voleva recuperare la propria identità. Corpo. Dal corpo è venuto fuori appunto le performance, quella forma d'arte in cui l'artista si mette in gioco. Anche qui, perché arriviamo al corpo? Perché con le avanguardie si era detto già tutto. L'artista arriva a presentare il telaio senza la tela. Allora, per arrivare a quello che si chiamava il grado zero dell'arte, l'artista si presenta solo con il suo corpo, spesso nudo, cioè oltre il quale non si può andare, non c'è nulla. Allora, e da lì poi c'è stato anche il ricominciare. Allora, l'autoscatto è chiaramente una forma di definizione del proprio io. In una società in cui si è persa il senso della comunità, pensate che le nuove città non hanno le piazze, l'urbanistica di oggi non ha le piazze, mentre la piazza era il luogo, l'abbiamo visto prima, era il luogo della comunità. Los Angeles, che è una delle più importanti città, ha solo strade, non ha manco una piazza. New York ce l'ha poco. Allora, quindi l'identità è stato un problema non solo
e la soggettività non solo in arte, ma in tutto. Pensiamo che in politica negli anni 70 si comincia a dire il personale è politico, non è più qualcosa che appartiene solo al soggetto, ma appartiene alla polis. Allora questi artisti hanno soprattutto oggi un difetto di identità. Qui abbiamo dei giovani, io spero che siano ottimisti, ma quelli che frequento tanto ottimismo non ce l'hanno. No, allora sono giovani. Oh, allora magari l'unico ottimismo che hanno è averci un biglietto aereo e andare all'estero, perché in Italia siamo la situazione che siamo. Per cui questo senso di estraneazione alla società ce l'abbiamo noi anziani, figuriamoci quelli più giovani. Oh, non si sa più da dove noi veniamo, lo sappiamo, ma non sappiamo dove andiamo. Allora ecco che l'autoscatto io poi ho diviso in capitoli, in categorie, e in parte ripetono quelle storiche, travesti, cioè. È chiaro che al fondo di tutti c'è una definizione di se stesso, un volersi comprendere. E qui permettetemi una breve citazione brutta. Si dice ti riprendi se sei narcisista. Allora, Narciso, poverino, che era una semidivinità molto simpatica, è passata alla storia come quello che era un vanitoso, innamorato di se stesso, e affoga, ci sono due versioni del mito greco, o affoga nel lago quando si vede, oppure guardandosi estasiato non mangia più e muore di legna. Io do un'interpretazione diversa del mito di Narciso. Cioè Narciso vuole conoscersi, siccome a quell'epoca, nell'epoca antica, gli specchi non c'erano. C'erano degli specchi, ma erano fatti col metallo, quindi non lo specchio come lo conosciamo viene dal Settecento. E allora lui, Narciso, si specchia in una pozza d'acqua, si vede e vuole comprendersi, che in latino comprendo significa comprendo, prendere insieme, capire, afferrare, conoscere. Narciso vuole afferrare per conoscersi e cade nell'acqua e affoga. Qui ci aggiungo una piccola cosa dotta, la conoscenza spesso è pericolosa, perché gli scienziati si sono ammalati delle scoperte o il mito d'Ulisse in Dante, quando Ulisse torna a Itaca, saluta Penelope, che deve essere un po' noiosetta come donna, ripiglia la nave e parte per conoscere, parte le colonne d'Ercole e muoiono. E c'è la famosa frase che dice ai suoi compagni, nati foste per, scusate la memoria, per non essere bestie, ma per conoscere, e quindi muore. No, la conoscenza è pericolosa, o in alcuni casi. Allora, ecco il termine, la mia ricerca è, come, innanzitutto è una ricerca non selettiva, nel senso che non è che io ho scelto gli artisti che reputo più importanti, ma ho voluto fare una cosa completa per come possono essere complete le cose degli uomini, che non lo sono mai. E per cui ho, dove dovevo dare un giudizio negativo, l'ho dato senza troppa cattiveria, ma l'ho dato, e però ho cercato di fare una rassegna, un regesto, una volta potevamo dire ma è un lavoro preparatorio, si diceva gli storici avevano i lavori preparatori e poi veniva la sintesi. Allora, probabilmente è una cosa che mi è stata puntualizzata, cioè perché c'è poca teoria, ma perché quella può venire dopo, cioè una volta che uno ha davanti il quadro completo, più o meno completo, del fenomeno, poi devo fare, io o qualche altro possono fare questa cosa. So che io offro a me stesso.
citazioni sono sempre troppo strette o troppo larghe, però per comodità di lettura ho fatto alcune categorie, appunto il corpo come tra il travestimento del corpo, il corpo come ricerca, il corpo come ricerca per esempio, e alcuni hanno come parte di sé fotografato al microscopio elettronico la saliva, un capello o qualche altro liquido che qui adesso non sto a dire per decenza. Oh, e quindi il corpo, prima te dicevo, il corpo come narrazione, perché attraverso l'autoscatto alcuni artisti hanno potuto raccontare qualcosa. E me ne scordo qualcuno, sono vari, ecco il corpo come le luci e come scandalo. E nel secondo volume ho aggiunto dei capitoli, uno è il corpo nella natura, perché molti si riprendono nella natura, il corpo dei luoghi desolati, e qui abbiamo tanti nipotini più o meno abili della grande Woodman, la Woodman che è morta suicida a 23 anni, è stata fatto scuola per riprendersi nelle appartamenti abbandonati, fabbriche, e ha avuto tanti nipotini, ripeto, più o meno bravi, più o meno autonomi. E ho messo anche un fenomeno, perché molte artiste si sono riprese quando erano incinta, sono molte, allora ho fatto un capitolo. Mentre non ho messo un capitolo che c'era circa 10 anni fa, che era il corpo come merce, perché ho voluto dimostrare che l'autoscatto veniva usato per mercificare il proprio corpo, cioè dei giornaletti di tipo pornografico, dove donne e uomini offrivano se stessi, si fotografavano con l'autoscatto. Siccome nel frattempo è venuto fuori internet, i giornaletti credo che manco ci sono più, e quindi l'ho saltato questo capitolo, perché non ha più senso. E, io direi che però posso fare un breve intervento. Allora, noi siamo stati prima allo studio Pellizza e abbiamo visto e abbiamo riflettuto anche sull'autoritratto a carboncino che è presente sullo studio, nello studio. E riflettendo adesso sul corpo, anche di fronte alle riproduzioni del quarto stato, dove sono molti i corpi e hanno un significato pregnante e hanno sempre anche un'allegoria, come suggeriva Aurora con la sequenza degli autoritratti, che cosa possiamo dire adesso di questi artisti? Cioè, ti invito a fare, e forse hai già iniziato a farlo altrove, no? Dopo la presentazione del contenuto del libro, un tentativo di sintesi al di là dei fatti. Se i fatti sono questi, con gli artisti e la loro autorappresentazione attraverso l'autoscatto, l'autorappresentazione del loro corpo attraverso l'autoscatto, che cosa possiamo dire in sintesi? Cioè, non c'è più allegoria, non c'è più forza di significato nel corpo. Allora, quale significato hanno queste immagini? Che cosa ci comunicano gli artisti, se vogliono ancora comunicare qualcosa, attraverso l'autoscatto e la autorappresentazione del proprio corpo? Bella domanda. Sì, questo, scusa, ma questo è quello che anche a me turba, perché io ritengo che anche l'idea dell'identità è un tema che in fondo, io non sono più una ragazza, però ho vissuto tutta l'epoca, diciamo, del femminismo e della rivendicazione della libertà delle donne, dell'autonomia delle donne, quindi della soggettività anche rinascente. Però cioè, quando noi si facevano queste battaglie, quando si rivendicava la libertà o si cercava di capire l'identità delle persone, noi eravamo sempre in relazione con una società con cui si cercava proprio tutto sommato di interagire positivamente. Ecco, mentre invece mi sembra che queste proposte siano una ricerca di identità, ma che si rinchiude in se stessa. Quindi
Ecco, questo che a me lascia un po' inquieta, perché quel rifiuto di andare oltre la propria soggettività credo che sia una, così un impoverimento anche per l'artista stesso. Ma questo che lei dice si può dire per tutta la società. Però l'artista dovrebbe essere qualcosa di più, allora un qualsiasi grafico potrebbe fare la stessa cosa. Oddio, allora, tutti no, possono fare la stessa no, cosa, nel senso che tutti possono metterli, si fotografano, sì, e a questo punto sì, diventa... Dire che lo posso fare anch'io, perché allora chiunque può prendere un pennello e dai colori. Allora, questo mi dispiace, non sono d'accordo. Perché, ripeto, sono bravi o non bravi, però o noi diciamo che tutta l'arte contemporanea, dopo le chimico, fa schifo, è legittimo, ma altrimenti è vero che siamo in un momento di crisi, ma una crisi sociale, una crisi economica, una crisi sociale, una crisi umana, morale. Oggi la solitudine è che il 50% degli italiani non vota più, cioè non ha neanche più un partito politico su cui identificarsi, non si sanno quali sono i valori in cui credere, non c'è più onestà, c'è una corruzione diffusa. Allora io vorrei sapere quale senso di comunità possiamo dare. Mancano l'epoca sua, che è anche un po' la mia, allora avevamo i valori, ma forse sbagliati, avevamo i valori, avevamo le ideologie, lottavamo, eravamo felici di stare in gruppo. Oggi sono felici a fare l'happy hour con lo sballo. Allora è questo il dramma, e gli artisti giovani riflettono questo dramma, lo riflettono più o meno bene, ovviamente non voglio dire, però ecco, loro sono quelli più giovani, questa. Poi ogni opera è allegoria, ogni opera rappresenta qualcosa che va al di là di quello che rappresenta, perché altrimenti manco ci interesserebbe se non parlasse di qualcosa di più del puro dato, no? Del puro dato di sì. E allora ecco qui, ecco cosa voglio. Allora, con la rappresentazione, con il travestimento vogliono assumere, quando del Arcibaldo che cosa voleva rappresentare? La possibilità di una creazione libera, quasi l'assurdo. Allora il travestimento può significare di voler assumere, può essere una debolezza, assumere altre identità, perché la propria non va bene. Oppure la sperimentazione, sperimentare in arte non con i colori, ma sperimentare con, io sulla sperimentazione più che le tecniche, sperimentare è il modo come uno si pone di fronte all'immagine che fa. Che ne so, se uno fa degli autoscatti con molto mosso, lo considero sperimentare. Nella sperimentazione è qualcosa che va oltre quella che si chiama la normalità, ecco. E così diciamo tutti i capitoli di cui io tratto, di cui divido, fermo restando, come dicevo, l'identità, vogliono esprimere qualche cosa. Lo scandalo, io nella denuncia dello scandalo, per esempio, ho messo, ci sono molti artisti che si sono autoripresi durante malattie terribili, durante il cancro, di cui qualcuno è guarito e qualcuno invece fino alla fine si riprende. Perché non messo una denuncia? Che è una denuncia della natura, che la natura non è vero che è buona, la natura è cattiva. Allora, prima di me lo diceva un grande che si chiama Giacomo Leopardi, allora la malattia fa parte del nostro essere, e allora bisogna anche denunciare,
che la vita è bellissima, ma è anche tanto strana, perché ci sono le malattie e l'hanno documentato. Nel parte degli anni un po' passati, per esempio, la professoressa ricordava, c'era, la, almeno in Italia, la necessità di conquistare una libertà sessuale che non c'era, perché erano bacchettoni, se voi pensate che le donne fino agli anni 60 che fumavano per la strada venivano considerate prostitute, ecco, potete immaginare come com'era la vita. Allora il nudo, anche molto spinto, serviva per voler dimostrare in fondo il corpo è una cosa naturale, noi riconquistiamo il corpo, riconquistiamo o acquistiamo una sessualità libera e così, ma uno può essere d'accordo o non d'accordo, però era questa una finalità, lì c'era anche una finalità politica, quelli che hanno rappresentato scene, un po', parlavamo prima del quarto stato, che secondo me è più sociologico che politico, ma anche un aspetto politico perché è una manifestazione pacifica, le manifestazioni possono essere pacifiche o violente, cominciano pacifiche di solito e poi ogni tanto per colpa o da una parte o dall'altra sono violente. Allora, ecco, allora ci sono artisti che hanno voluto, attraverso, assumendosi come modello, come soggetto, denunciare fenomeni come può essere l'immigrazione, la povertà, lo sfruttamento e così via. Ma in questi due volumi, che periodo storico abbracciano? Da che anno a che anno? Dagli anni 70. Dagli anni 70. Da Sidney Sherman, tanto per intendere gli anni, dagli anni 70. Non sono cronologici, ma di quegli anni lì e questo sono quelli nuovi o quelli che mi hanno dimenticato. E tu all'interno li hai presi anche per correnti artistiche, che ne so, gli Emuli di Gioli piuttosto che della Sherman, piuttosto che della Però lo dico, però lo dico. Però lo dici. Per esempio, quelli che hanno usato il foto del no, Photoshop e là. Vabbè, chiedetta quella per farsi le fotografie per la testa. La macchinetta. Ah, la macchinetta per niente. Quella della stazione. Sì, la fotomatica. Allora, il primo che ha fatto la fotomatica era Franco Vaccari, in una bell'area di Venezia, un lavoro molto originale. Voleva dimostrare la partecipazione del pubblico all'opera d'arte, per cui lui stava seduto così. Il pubblico passava, si faceva la foto e la appiccicava al muro. Poi dopo Franco Vaccari sono arrivati i nipoti, ma molti scemi che hanno fatto la stessa cosa, con variazione sul tema. Allora quella che denunciava l'Islam, allora ha fatto mettere un velo alle donne e si fotografavano col velo. Per cui cose spesso abbastanza banali. Ma vedete, io adoro, per me, uno dei più grandi artisti del Novecento è Marcel Duchamp. Marcel Duchamp portava oggetti comuni, famoso ridatoio, la ruota di bicicletta, lo scolabottino in galleria. Discorso è, mettete due parole, basta che un oggetto toccato dall'artista lo porti in un luogo deputato all'opera d'arte. Ma siccome Duchamp era anche un grande pittore, sapeva dipingere, era intelligente. Dopo un po' di oggetti si è messo a giocare a scacchi, non è che per tutta la vita ha portato oggetti. Oggi abbiamo i nipotini intelligenti, i nipotini scemi di Duchamp che continuano a portare oggetti. Allora, Manzoni, famoso per la merda d'artista, non è un grande, ottimo artista, non è un grande inventore del linguaggio, perché l'ha inventato Duchamp, però un erede intelligente. Cattedral per me è un po' meno intelligente come erede, diventa più banale e portare l'oridatoio d'oro, vabbè, allora poi lo portiamo pure d'acciaio, ecco, capito? Tornando al quarto stato, quanto c'è di Pellizza dentro al paese? Nel quarto stato Pellizza non c'è, però c'è tutto il suo paese, c'è sua moglie. È un autoscatto o non c'entra proprio niente? È pittura, quindi non è un autoscatto.
Ho capito, però la fotografia c'era già. Studi fotografici su quel quadro ce ne sono. Quanto un artista può rappresentare? Chi gli sta vicino per rappresentare se stesso? Solo fotografia. Solo foto. Ci sono alcuni artisti, artisti, pittori o scultori. Lo chiamo il corpo ritrovato, perché avevo sentito la necessità di farsi un autoscatto. La professoressa ha portato Benone, possiamo citare Pistoletto, possiamo citare Mainolfi e tanti altri, che hanno anche fatto degli autoscatti, degli autoritratti fotografici. Forse può rispondere. Ci sono stuoli di... sono 20 anni che si producono delle Ofelia, globalizzato. Veramente, da Oriente a Occidente l'Ofelia viene riproposta, uomini, donne, chiunque. Lo dico pure, lo dico, non sono cattivo, un'ulteriore Ofelia, perché serve più le Ofelia, poverita. E poi ci sono le citazioni, tutte le citazioni politiche di travestimento in un leader piuttosto che un altro, anche quella è una corrente che... In pratica uno deve farsi il riordino, tu hai buttato tutto in quei due volumi, uno riordino se lo deve fare da sé. No, io do una classificazione, ma può essere d'accordo o non d'accordo, però okay. Io do una classificazione. Okay. E però ripeto, le classificazioni in tutte le scienze sono troppo strette e troppo larghe, sempre, però servono per l'economia del discorso. Prego. No, io volevo chiedere quali sono i criteri per poter confrontare un'opera fotografica da un'opera con un'opera pittorica, che non è che sono due, come dire, mondi totalmente separati, perché appartengono a al presente come al passato relativamente recente, perché la fotografia non c'è diciamo l'epoca storica in cui la pittura invece era già attiva, eccetera. Perché nella sua esposizione io ho notato i contenuti di riferimento per valutare la fotografia sono soprattutto temi di contenuto, mentre nella pittura sì, io, come dire, per quanto riguarda la mia esperienza anche quello che ho ascoltato in varie occasioni da critici, eccetera, non c'è solo la tematica, diciamo, di contenuto letterale, ci sono anche i contenuti specificamente compositivi, pittorici, diciamo così, no? Il quarto stato, se fosse fotografato, rispetto a un quarto stato non fotografato, di dipinto, che, diciamo, come facciamo a confrontarli? Io penso che debba essere possibile, però bisognerebbe anche rispetto alla pittura, estrarre dei significati che non siano puramente quelli letterali, no? Che siano dei significati specificamente riferiti alla qualità formale, diciamo, che attiene a un'opera d'arte. Quando la pittura la consideriamo un'opera d'arte e non un documento, dobbiamo sapere identificare dei contenuti che sono quelli dell'opera d'arte. Hai ragione, ma io non gli posso parlare di chiaroscuro, di luce, e se non abbiamo la foto davanti. Allora, in un'altra occasione posso parlare di una serie di artisti guardando la fotografia, ma io lo scrivo nel libro quando parlo. Per esempio questa foto, adesso la foto lì così, molto interessante il gioco di luce o di chiaroscuro, tanto per dire una frase. Oppure posso parlare della composizione. A questo ne parlo, solo che adesso in maniera astratta non ha senso, mettere i contenuti è immediatamente comprensibile e parlare in astratto di composizione, luce, segno è un po'. Ecco, una cosa lei mi potrebbe dire, ma io però lo dichiaro fin dall'inizio, non mi occupo di tecnica fotografica, perché la fotografia, sono d'accordo con lei, no, infatti. Sono d'accordo, no, però lo dico, l'aggiungo io, perché io considero la foto come una pittura, cioè è un prodotto artistico di fronte a quel quale sta davanti e lo giudico per il contenuto e per tutti quei mezzi con cui normalmente si fa la critica, e però se non abbiamo la foto fissa non si può fare, perché anche quando parliamo di bellezza, perché bellezza
non solo perché qui ci sono rimasti, ma perché tutti ce l'avevamo davanti agli occhi. Però se io parlo dei fasci di luce, delle foto di Dan Goldin, volevo dire della Woodman, non tutti sanno, non conosco le foto della Woodman, quindi diventa un po' insomma. Sì, però la fotografia è un linguaggio, in quanto linguaggio quando tu guardi un oggetto fotografico e decidi se è un documento, una fonte o un'opera, a quel punto è anche la materia dell'immagine che ti dà la differenza. Una Polaroid non è una lambda di grande formato, il colore, il bianco e nero, sono tanti gli elementi all'interno della struttura che differenziano che cos'è un documento da cos'è un'opera autoriale. E quindi alla fin fine all'interno di tutti questi lavori non è solo il contenuto iconografico o il citazionismo o essere inserito all'interno di una corrente che può essere più legata al Novecento come certi lavori degli anni 70 o piuttosto che i lavori di ragazzi più giovani che sono nativi digitali. Quello che fa la differenza è poi capire se queste opere sono delle opere che guardo in un monitor, guardo su della carta patinata o se quando sono appese a muro hanno una valenza autoriale. Quella cosa lì in fotografia come linguaggio va sempre tenuta presente, perché la scelta dell'autore non è solo il soggetto, la luce, la composizione, ma far sì che quell'oggetto, una volta che esiste nella sua tridimensionalità, abbia un'espressione, una capacità di comunicare o intellettivamente o empaticamente con l'interlocutore. O per le citazioni, patrimonio che ha all'interno culturale, poetico, o perché come Nan Goldin lavora su altro livello, che a quel punto è a un altro piano, la psicologia, eccetera. Quindi la fotografia è la fotografia, l'arte è la pittura, e poi se la fotografia è una fonte e Pellizza l'ha usata in maniera egregia, quella è una cosa, ma in un'opera come questa è importante immaginare che queste persone che hanno realizzato delle opere le hanno anche pensate su determinati supporti, con determinati montaggi, con delle cornici piuttosto che non, su carta da stampare e appiccicare un muro, tutte queste cose nella fotografia contemporanea bisogna sempre pensarle, altrimenti si sminuisce il lavoro, di quale alcuni nascono abortiti, però altri, voglio dire, è ovvio che in questa lavatrice in cui c'è tutto poi andare a sfrondare un'altra cosa. Poi esiste la continuità autoriale, c'è gente lì dentro che negli anni fa una ricerca e la conduce e c'è gente che fa uno scatto e poi dopo magari lavora con altri soggetti che non sono l'autoscatto. Però la materia è importante. Non ho messo qui uno scatto, io ho messo... No, no, ma non era legato. Ho messo quelli che lo fanno sempre o per un lungo periodo, perché mettiamo a lungo il... Arriva l'amico, diciamo che faccio una moscata per mettere il libro. La mia, no, no, so, siccome credo di essere una persona seria, uno studioso, vecchio stampo, questo non funziona. Ripeto, come hai detto te, ho sempre, fanno solo autoscatti, autoritratti, oppure per un periodo della loro vita, salvo quell'appendice del tipo Epidone, eccetera, che è un esempio di come... Ma sono andata fuori, però non sono fotografi, sono altre cose, non sono effettivamente d'accordo con quello che ho detto. Dunque, intervengo perché mi sembra un'occasione abbastanza rara, quella di oggi, per il fatto che sono presenti parecchi artisti che sono stati antologizzati nel libro e altri che non lo sono. Se qualcuno, invito qualcuno, chiamo direttamente Marina, forse sarebbe bello, insomma, se invito qualcuno prego. Siccome alcuni degli artisti che stanno qui li ho conosciuti solo in fotografia, no? E allora sono occasioni, mi dite chi è che sta nel libro, allora un attimo, mi dite, già l'ho visto, Marina la conosco, l'altra di Cuneo è scomparsa. È scomparsa. E beh, basta, mi pare, non c'è più nessuno. C'è un rappresentante. No, del, c'è però, la signora di Torino. Qual è la. La Polo? Sì, sì, sì. Ah, ecco se qualcuno di voi
mi ha preceduto. Sembra una bella cosa. Sentire la vostra testimonianza di... Magari proprio rispondendo, provando a fare una sintesi, ecco, attraverso l'esposizione del vostro lavoro. Vieni, Maria. Allora, ma sarò brevissima. Io ho conosciuto Giorgio diversi anni fa. Potete anche farmi delle domande, perché adesso in questo momento mi ha preso un po' la provvista. Comunque, intanto il tema dell'indagine di me stessa è un tema che io ho portato avanti da molti anni, e non solo con l'autoscatto. Io ho iniziato circa nel 2000 a elaborare una serie di collage, sono circa una cinquantina, ma anche su altri supporti, su alluminio eccetera, che partono dall'elaborazione di una mia immagine da bambina, sempre la stessa. E vi preannuncio che sta per uscire un catalogo che raccoglie questo punto della mia vita, mi sembrava doveroso, questo lavoro che è durato più di 10 anni. E ho affrontato poi anche la tematica dell'autoscatto e la porto avanti ogni tanto insieme a... Io sono anche pittrice, diciamo così, diciamo che amo più che altro la pittura su carta, mi piace molto come supporto, più che la tela, ecco. E niente, quindi alterno con molta tranquillità l'attività di fotografa con quella di artista, senza pormi troppi problemi, di pittrice, diciamo, senza pormi troppi limiti, assolutamente, a seconda dei momenti, ecco, questo sì, è stato un lavoro importante, quello dell'elaborazione della mia immagine, e è stato importante proprio per conoscermi. Io credo che si debba partire da se stessi per cambiare il mondo. Se si può cambiare qualcosa deve partire da noi, quindi l'importante è proprio cercare di conoscerci, conoscersi il più possibile. E questa è una cosa sulla quale io continuo a lavorare, ecco, anche perché il mio lavoro poi pittorico è comunque un lavoro che parte da dentro. Ecco. Mi fermerai qui. Scusate, ma siccome si è nascosto, c'è anche Licinio Sacconi, che è un po' un veterano dell'autoscatto. Eccolo là. Scusa, ma ti sei nascosto e quindi non ti ho citato. Vuoi dire qualcosa? Ecco. Ma non è precisamente che io sono un veterano dell'autoscatto. Sono un veterano in quanto ho 77 anni. È l'unico motivo. E da 2 o 3 anni mi chiamano maestro, perché gli artisti quando hanno compiuto 70 anni sono tutti maestri, hanno anche magari tante rughe, hanno una faccia molto più intensa di quando erano giovani, quindi sono dei maestri. E dunque io ho cominciato a riprendere, anzi no, non è che ho cominciato, mi sono ripreso 2 o 3 volte nel 1985 per delle immagini che io volevo fossero cose molto, diciamo, molto importanti, molto elaborate. Infatti ci sono stato su un'immagine, ci sono stato su 6 mesi, e quella che verrà poi esposta nella mostra di Tortona, e è derivata per esempio quella da un sogno che io ho chiamato il sogno dei Rapanelli. Cioè io ero in un giappone molto pesante, curvo in avanti, e avevo sulla testa un grosso mazzo di Rapanelli, no? Ma proprio sovradimensionati. E questo sogno mi ha colpito molto, perché ho voluto andare a penetrare a fondo il significato di questi Rapanelli,
E quindi ho cominciato a fare dei collegamenti. Uno era un canto dell'inferno di Dante, in cui ci sono dei dannati che sono con le cappe di piombo, no? Ecco, questo era un sogno. Poi ho anche collegato un detto popolare di che ogni tanto mia mamma, che è milanese, parlava dialetto milanese, diceva: l'homme de Brea, l'homme de Sas, e il queen del Remoulas. Remoulas era Panello, no? Poi chi era l'uomo di pietra, l'uomo di sasso? L'uomo di pietra, l'uomo di sasso è la statua del commendatore nel Don Giovanni, nell'opera Don Giovanni. Chi conosce per esempio Don Giovanni di Mozart, poi alla fine c'è questa, lui invita a cena il padre della ragazza, della figlia che lui aveva sedotto, e lui tanto sfrontato di invitarlo a cena, no? Quello gli dice, la statua gli dice di pentirsi, pentiti, pentiti, lui continua a dire di no, e allora lo porta con sé all'inferno. Quindi io ho fatto una serie di collegamenti, e poi questo era il contenuto, ma io ho studiato arte, liceo artistico, ho studiato pittura a Brera, e so che il contenuto, sì, l'allegoria, queste cose, l'allegoria è una cosa anche interessante, ma è una specie di sovrastruttura. Deve calarsi in una forma. Deve calarsi in una forma che abbia un vero, che praticamente attraverso i mezzi propri dell'arte, in questo caso della pittura o della fotografia, traduca il vero, si mette in luce il vero significato dell'immagine. Per cui è un discorso di forma, non è un discorso che uno rappresenta Ofelia, un po' l'acqua, no? Quello che importa è la forma e come la cosa è stata rappresentata. E io, vabbè, mi sono sforzato, ho cercato con dei mezzi fotografici anche complessi di realizzare questa immagine. Quindi è stato un lavoro lungo, pensato, con un contenuto anche molto, che potrebbe essere totalmente soggettivo, ma io poi invece alla fine ho scoperto che questo qui, il codino del Remoulas, del Rapanello, era il diavolo. Era il diavolo. Ed era un'immagine diabolica. Sono i tuoi lavori, eh? Sono i suoi lavori. Sì, ma questi... No, però tanto non ci devo... Questi sono quelli che metto su Facebook. Non... Sono cose, sì, sono anche fatti bene, ma non gli do tanta importanza. Ecco, questo mi rassicura molto. Ecco. Ecco, perché è proprio quello su cui io avevo molti dubbi, quindi questo mi rassicura. Ecco, questo qui invece, che qui non si vede e che manterrò la mostra, è una cosa molto significativa, è che qui c'è tantissimo lavoro, perché sono io che con un ombrello, e qui c'è anche una vena ironica, con un ombrello cerco di uccidere il drago, ma il mio drago, il drago che è dentro di me, perché uno vede i draghi fuori, no? Ma prima io ho fatto un'analisi che è durata almeno una decina d'anni, in cui ho analizzato i miei draghi, non i draghi fuori. Quindi io cerco di, in questa immagine, di far capire questo concetto, però attraverso un'immagine realizzata formalmente, in cui faccio capire un contenuto che non è soggettivo, ma è universale, perché tutti quanti vedono il nemico fuori e non vedono le cose negative. Ma c'è tutta una rielaborazione e l'aggressività, no? Sì, certo. Quindi un discorso sull'aggressività, questo. Certo. Ecco, niente, adesso ho finito. Ecco, quella valenza generale. Quindi ho finito, però ho messo in chiaro che le cose che a me interessano sono quelle che hanno un corposo, delle cose corpose, no? Corpi solitari. Sì, ma non solitari. Corpi.
hanno un contenuto molto forte, è una forma estremamente pensata, studiata e sofisticata. Chiudiamo con i ragazzi. Anche tu detto che no, per esempio a me è una questa curiosità, come è una domanda abbastanza complessa e necessita una risposta complessa, ma com'è possibile distinguere una foto che si definisce artistica ma che magari non lo è da una che lo è in realtà? Domanda da milioni di dollari. Non lo sai? È domanda da milioni di dollari. Che fai, liceo? Sì, classico, classico, classico. Allora, non so che libro c'è, la migliore lunga, libro di filosofia, una volta sul manuale di filosofia, primo volume cominciava. Che cos'è la filosofia? Hanno la bagnata. La filosofia, mazza, siete una scuola innovativa e la bagnata era, cioè, 50 anni fa, vabbè. Allora, no, è buono. Cominciava, dice, che cos'è la filosofia? La filosofia è quella cosa con la quale e anche senza la quale il mondo resta tale e quale. Però l'arte c'è una scienza che si chiama estetica che stabilisce i criteri, però ci sono differenze. Alla fine non si si mette d'accordo. Io trovo, lo dicevo prima, l'arte dovrebbe essere quella cosa che gli esperti rendono arte. Poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo. Io per esempio, la professoressa, non siamo molto d'accordo, sono sicuro, sono tanti artisti, ma ciò non toglie che non credo che lei pensi che mente, il primo che mi viene in mente, che Manzoni non sia un artista, no? No. Ecco, magari non le piace. Magari non lo compro. Anche perché costa caro, eh? Oh, però dico, magari ce l'avessi un Manzoni, no? E quindi presto non esti tutta la soldata. Ti posso dire quello che per me in parte è uscito fuori dal discorso, quanto da emozioni, quanto da esprime, quanto ha dei rapporti formali in un certo modo. Per esempio, oggi si parla tanto del bello, e però chi ha scritto che l'arte deve essere bella? Allora, Hegel l'avete studiato, no? Ancora no, che anno fate? Allora, Hegel aveva il biografo di Hegel che si chiama Rosenkranz, che ha scritto l'estetica del brutto. Il romanticismo porta avanti gli aspetti anche più logico, l'obbrobbioso. Se vi capita anche facile, consiglio a tutti un libricino, non credo che lo vedano separato, un breve scritto di Kant, Osservazioni sul bello e sul sublime, dove distingue che cos'è il bello e cos'è il sublime. Sublime è anche qualcosa che mette maurgia per dire l'altro, però se vi interessa, non è una cosa pallosa e difficile, si legge velocemente, ve lo consiglio, se è passato messo pure. Per cui ecco, poi io credo, sono molto democratico, io sarò esperto e quindi il mio parere vale più che il tuo di fronte a qua, ma tu hai tutti i diritti di leggerci in quella, leggere in quell'opera quello che ci vedi. L'85% delle volte, quando l'opera d'arte è vera opera d'arte, comunica qualcosa a tutti, professori o ignoranti, non so se sei d'accordo. Questo deve essere fondamentale. Comunica sempre qualcosa. Anche un quadro tutto rosso, tutto bianco, fatto in un certo modo, comunica qualcosa. O a livello emotivo o a livello intellettuale. Esatto, brava, tutto e due. Però poi l'idea che è più perfetto quando tu hai un contenuto estremamente elaborato e una forma all'altezza di quel contenuto. Come dicevo un vecchio amico mio che si chiamava Benedetto Croce. Sì. No?
No, no, e suggerisco anche questo ai giovani, è proprio difficile fare ciò. Si vorrebbe comunque anche affermare che l'arte banale, o quella che viene considerata come arte, ma magari banale, la guardi oggi, e tra 5 minuti te la sei dimenticata perché non ti ha dato niente. Ci sono gli artisti che, in particolar modo ho visto una mostra di Hopper, che non è un artista, ma come Hopper, dove per un quadro c'erano centinaia e centinaia di disegni preparatori. Quindi per arrivare a farne uno, quello è l'artista, quello si alza la mattina e fa quello, non sta a fare altro e poi quando c'ha tempo la domenica si fa il disegnino. L'arte è anche questo, è delizioso. Se ci si mette qualcosa dentro, un'opera, una foto, scultura, quadro, quello che sia. Una volta lo chiamavano mestiere. Lo ritrovate? Il mestiere. Il mestiere, ma è un mestiere. Che era a livello di artigiano come a livello di grande artista. Però tutti quanti raggiungevano un livello di mestiere. Cioè adesso questo concetto di mestiere praticamente è abbastanza sparito, ecco. Ma purtroppo è sparito. Con l'arte concettuale c'è un grande artista che è solo Hewitt, americano, ma viveva anche molto in Italia, a Spoleto, ha avuto la fortuna di conoscere. È stato un grande artista, però ha detto una cosa che ha fatto più guai quelli dei cattivi maestri quando si faceva politica. Ha detto l'arte è solo l'idea. E no, l'arte ha anche le mani, il lavoro, la dedizione, la tecnica. Solo con l'idea possiamo fare i filosofi, se scriviamo facciamo letterati. Anche per i concettuali c'era chi è riuscito a fare delle opere d'arte, chi no. Esatto, quindi lui l'ha fatte, però avendo detto questo, però mi devo raccontare a loro un aneddoto. Io commissionato, dirigevo uno spazio a Perugia, chiedendo a Sogliuit di fare, lui ha fatto molti bravi i muri dipinti, ma non i murali, dentro le gallerie, no. Allora lui ha mandato, all'epoca c'erano i fax, non c'era ancora proprio, ha mandato un disegno sul fax, ci ha dato il numero di pattone che sarebbe il colore, ha detto lo deve realizzare Gigi Rossi. Gigi Rossi è arrivato, ha disegnato, ma sono gli ultimi con l'avviso. E la cosa mi ha scandalizzato, perché lo stesso colore dato su superfici diverse rende a una resa diversa. Allora, io capisco che il vecchio sono gli ultimi, non sono veramente col pennello di Michele, però stare lì e dire dai un'altra passatina, fermati, ci doveva stare. Questo purtroppo ha portato tanti giovani artisti un po' cialtroni a dice ma io so concettuale e qui proprio a Torino c'era un artista, era seguito da un critico che va per la maggiore a Torino, non faccio i nomi, che questo quadro fresco era già tutto creccato. Allora, dico ma scusa, questo non sa dipingere, è già rovinato. Ma dice, ma lui mica deve sapere dipingere, è concettuale. Luca Beatrice, mi è scappato il nome. Allora, di fronte a queste cose mi cascano le braccia e sono invece, sarà che invecchiando uno torna più conservatore, io ci voglio vedere la manualità, come diceva Olivieri, il pittore milanese. Voglio sentire l'odore di Trementina quando entro nello studio. Ieri è quello che ci ha fatto le prove di colore. Non è Lucio, è Claudio Olivieri. E lui, devo sentire l'odore di Trementina quando entro nello studio di artista. È un'allegoria. Però ha ragione. Ora chiudi? Sì. Allora, mi sembra che così la discussione sia stata abbastanza interessante e quindi, ecco, quello che forse su questo ci siamo trovati anche abbastanza d'accordo, pur partendo da posizioni molto diversificate, quindi che tutto sommato noi chiediamo
cioè non basta farsi una fotografia o preparare anche un ambiente, cioè dipende da come si fa, da quale significato si vuol dare, perché comunque un significato lo deve avere e quindi poi dalla qualità con cui si realizzano queste cose. Ecco, devo dire che non in tutti ho trovato queste cose in questo libro e quindi mi ha lasciato abbastanza perplessa. Quindi avvio anche la costanza con cui la faccio, perché io mi sarei incontrata e detto no, questo no, perché sono più così, quindi ammiro la, così la, la perseveranza, però appunto penso anche che bisogna avere il coraggio a volte di dirlo esplicitamente, che certe cose non sono arte, ma sono espressioni così di un modo di vivere, di un modo di fare, che però non hanno quella qualità concettuale che l'arte deve avere. Sì, se volete acquistare, se qualcuno è interessato al libro, è possibile acquistarlo con uno sconto. Grazie.